Sì, bisognerà su questo alla fine trovare il modo di uscire dall'impasse in cui siamo. La via spetta al Ministero dell'Ambiente, che c'era stata promessa a marzo e continua invece un parere ancora a non uscire. Sul sottoattraversamento si era detto che a settembre si sarebbe deciso. Dico intanto di positivo è che stanno partendo gli interventi per quanto riguarda le terze corsie autostradali. Questo dovrebbe risolvere anche la questione del collegamento del ponte all'Indiano, e anche di positivo vedo che avanzano speditamente i lavori della tranvia. Presidente, le posso chiedere da esponente del Partito Democratico come vive questa lettera di diffida mandata da alcuni amministratori locali, capeggiati da Lorenzo Falchi, un esponente di sinistra radicale alla quale lettera si sono accodati tre sindaci del PD contro in qualche modo il governo Renzi affinché non proceda sulla via per l'aeroporto di Peretola? Ma io l'aeroporto mi sono già pronunciato, insomma, mille volte. Ma secondo lei è un errore questo da parte dei sindaci PD di in qualche modo portare acqua al mulino di Falchi? Ma io non la metterei così. Io mi ricordo di aver avuto da sindaco di Pontedera scontri piuttosto forti con l'allora presidente Vannino Chiti. Ci sono opere che sono complesse evidentemente, ma poi bisogna trovare il modo di realizzarle al meglio, anche perché un aeroporto c'è già, non è che lo andiamo a fare di nuovo, andiamo a garantire una migliore agibilità, un adeguamento e un potenziamento che è necessario perché il ruolo della città di Firenze e poi di tutta la Toscana non regredisca. Quindi sono cose che fanno parte di una normale dialettica. L'importante è che non si continui a star fermi su tutto, ecco, questa è un po' la sensazione che abbiamo. Tempo per fare le cose bene occorre, però sotto attraversamento, terze corsie, ponte all'Indiano, tranvie, Tirrenica, aeroporto, sono grandi nodi che oltretutto riuscissimo a sciogliere metterebbero anche in campo una quantità importante di investimenti, quindi di lavoro nel settore che maggiormente durante la crisi ha risentito dei contraccolpi, il settore delle costruzioni, quindi avremo anche bisogno, oltre che tutte queste opere, nessuna al netto della tranvia che definirei cura del ferro è nuova, non c'è una strada nuova che divida il territorio, non c'è un aeroporto nuovo, è tutto un adeguamento che bisogna fare se vogliamo essere una regione moderna oppure se vogliamo essere la regione dei lumini a candela. Ecco, io vorrei essere una regione moderna.